poi gli si è girato. Ecco, questa cosa ci fece un effetto, mi fece un'impressione straordinaria. L'indomani mattina a scuola tutti noi imitavamo, imitavamo Cenetà. I bought a bourgeois house in the Hollywood Hills. Man came by to hook up my cable TV. We settled in for the night, my baby and me. We switched round and round till half past dawn. There was 57 channels and nothing on. 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 Sono Cinzia Pani. Prego. Grazie. Visioni private, oggi è ospite a casa di Michele Cucuzza, che ringraziamo per averci accolto qui. Grazie, grazie a voi, grazie a te. Senti Michele, noi iniziamo sempre questa chiacchierata partendo da lontano, quindi adesso vorrei che tu ti immaginassi bambino nella tua casa di Catania, davanti al televisore, che stai guardando, con chi sei, con chi guardavi la televisione, come era fatto il televisore, che ti ricordi? Ma di solito era con mio fratello, che ha un anno più di me, quindi noi eravamo molto piccoli. Forse prima ancora che andassimo a scuola, oppure gli inizi, quindi si facevano, mi ricordo, i compiti e poi si faceva velocemente perché bisognava vedere la TV dei ragazzi. Voi vedevate solo la TV dei ragazzi perché i papà responsabili di allora facevano vedere ai figli che dovevano studiare solo la TV dei ragazzi. La TV dei ragazzi, era bellissima l'attesa, anche perché io mi ricordo che, se non ricordo male, la TV cominciava con la TV dei ragazzi. Esatto, è vero, c'era questa, è vero. C'era questa specie di rete che scendeva con questa musica bellissima che io non so mimare perché sono stonato, ma la mimerei volentieri perché mi emozionava enormemente. Ed era il momento in cui si apriva questa meravigliosa finestra e io poi avrei visto Scaramacaia, avrei visto lo Zecchino d'Oro quando c'era, piuttosto che altri programmi per bambini, e per me era una festa. Guarda che ti ho portato. Che cosa mi hai portato? Aspetta. E signori, il programma che ora sta per iniziare è già ben terminato, perché nessuno ha voglia di farlo. Oh, spero anzi che chiudiate subito il televisore. Beh, lui era il mio proprio... Lo adoravo. Così andiamo tutti a dormire e buonanotte. E ancora lei, signor Topo, come si è permesso di togliermi la parola di bocca? Signor Topo. Ci avviciniamo con la coda, mi lasci perdere, donna. Se ci scopre il sergente così abbracciati, ci fa tagliare i capelli a zero. Alto là, fermo là, parola d'ordine, allerta sto. Riposo. Ma con chi sta parlando? Ma non vede che io sono da questa parte? Parola d'ordine o sparo? Oh, senta, non mi faccia ridere, signor Topo. Non vorrà farmi credere che lei può sparare con questa scopa. Lo so. Il mio sergente mi ha detto tutto. Però io sparo lo stesso. Faccio boom con la bocca e do un colpo. Ti piaceva tanto, vero? Da morire. Adesso lo sto guardando, non mi fa ridere per niente. E invece, allora, io proprio impazzivo. Consideravo Topo Gigio di una simpatia. È anche divertente. Ti ricordi che era innamorato di una Rosy? Mi sa Rosy si chiamava. Sì, è vero, è vero. Che non se lo fidava, no, mi pare. No, era una storia controversa. Però mi pare che lei si è arrivata dopo, non subitissimo, all'inizio lui era così. Anche a tuo fratello piaceva Topo Gigio? Sì, tutti. Poi c'era questo mio amico, ogni tanto veniva, sì, era un culto. Chi era l'amico? Era un vicino di casa. Ah sì? Sì, era l'ora in cui noi... Poi era bello perché era una specie di piccola comunità e i ragazzini ci davamo una sorta di appuntamento. Ha detto mi ha lasciato lei, Ecco. Vedi? Succede, vuol dire che succede. Sì. Poverino. Senti, ma tu l'hai conosciuto veramente dopo Gigio? L'hai toccato? Sì, poi, perché io poi sono andato una volta a uno Zecchino d'Oro, però molto più grande. E che, com'è? Mi ha fatto molto meno effetto. Ma l'hai proprio toccato? Sì. Ma io per esempio... Ma non... che c'ha dietro un filo? No, c'è una persona che lo manopola, c'ha i guanti neri. No. E lì non si vede niente. Assolutamente, io infatti non avrei mai creduto una cosa del genere, sarei morto. C'è una persona con i guanti, sì, una persona dietro. Oh, come sono triste, solo, sconsolato. Oh, la tromba, il sergente mi chiama, vado. Se il mio sergente siciliano ci coglie in fragrante in questo dolce colloquio, mi taglia i mustache. Allora, ciao, signora. Ciao. Signora Emma. Sì.
Lei mi vuole bene? Ma certo che le vuole bene. Gioia, cara! Cosa faccio alle donne io? Senti, un padre vulcanologo, credo che sia una cosa meravigliosa per due figli. Com'era? Sì. Cioè, vi raccontava delle mio cose? Mio padre è una persona molto simpatica, però c'era poco. Ecco, l'idea è che mio padre è un padre che aveva sempre da fare. Ecco, questo. Quindi un po' questo mi dispiaceva, anche se io naturalmente non ero consapevole, no? Perché poi l'affetto c'era, la sua presenza si avvertiva. E lui partiva molto? Andava a fare le sue Ma soprattutto ricerche. Lui andava in istituto, c'era questa parola chiave. Dov'è papà? In istituto. Istituto, che era l'istituto di vulcanologia dove lui faceva. Che per esempio a scuola non eri orgoglioso quando si chiedeva la professione del padre, vulcanologo, cioè gli altri bambini non sì, erano invidiosi. Abbastanza. Poi ogni tanto lui ci portava in gita, si chiamava. Andiamo in gita sulle. Che non era la gita quella scolastica, sono gite tecniche dove si prendevano gli appunti sulle le esplosioni dell'Etna. Certamente, come no, si usava il binocolo, cioè io ho fatto da assistente da piccolissimo a mio padre. Senti, invece la vocazione, diciamo, giornalistica è arrivata subito, perché tu casualmente a casa facevi, no, prima ancora facevi dei giornalisti. Sì, ma casualmente appunto dicevo, perché mio padre è un canone, mia madre è poverina casalinga, cioè si sciroppava tutti noi, certo, più la casa. E invece io, così, improvvisamente e automaticamente, ho cominciato a staccare i foglietti di carta dei miei quaderni e a costruirci sopra delle testatine. E a copiare o a imitare gli articoli che vedevo. Dopodiché questo robino così di 4, 6, 8 pagine diventava il mio giornalino che io costringevo a guardare tutte le volte i miei cugini che venivano o i miei amichetti. Senti, programmi giornalistici da ragazzo li guardavi in televisione? Non è che ne ho tantissimo ricordo. Qualche giornalista, cioè quindi non ti sei ispirato no, ai giornalisti quindi, televisivi? A giornalisti televisivi poco, di più i giornalisti della carta stampata, da Enzo Biagi naturalmente a quelli di Epoca. Epoca era una fonte inesauribile. Ecco, Epoca mi piaceva da morire. E io gli storpiavo persino i nomi, c'era uno bravissimo, che aveva un inviato famoso che si chiama Livio Caputo. Sì? Io no. Sì. Io allora, quando facevo dei pezzi, sì, che a modo mio erano pezzi di cronaca di politica estera, lo firmavo per esempio Livio Capisciuto. No. Ma vedi, quindi sempre di questo genere. In quella direzione. Sì. Però invece adesso cambiamo canale. Settore. Parliamo di musica. Credo che fosse un'altra delle tue passioni da ragazzo. E adesso vediamo sì, questo, guarda. Mi piaceva, ma non ho mai suonato uno strumento, ahimè. Lo so, anche ho tentato la chitarra, ma poi negli anni del. Ma con risultati. Quando tutti suonavano la chitarra, con risultati deludenti. Molto, molto. Invece questo. I Vivarelli. Guarda. Fulci, Celentano, 24.000 baci. Che bellezza. Numero guarda, 24, canta Adriano Celentano. Beh, lui arrivò in questa maniera straordinaria, perché mi pare che era girato, no? Arrivò rivolgendo la schiena al pubblico, se non sbaglio. Adesso non mi ricordo se in quell'occasione o in un'altra. Uè. Vedi com'era nuovo, no? Era moderno, no? Ti voglio bene. Ma guardalo. Ecco, vedi? Sì. Ecco, vedi, si è girato. Ecco, questa cosa ci fece un effetto, mi fece un'impressione straordinaria. L'indomani mattina a scuola tutti noi imitavamo Celentano. Ed era veramente qualcosa di nuovo, perché era l'irruzione nella canzonetta Amore Cuore del rock and roll, diciamo, all'italiana, ma guarda, vederlo adesso è sconvolgente anche adesso. Ma lui si muove ancora così. Sì. La cosa incredibile è che lui si muove ma veramente. No. E vedi? E queste erano diciamo le movenze della rockstar di stampo americano, ovviamente. Che grande. Lui in qualche modo aveva. Era giovanissimo. Sì. Ma una cosa.